una volta, negli anni 70, uno scienziato americano che fece per caso, come spesso succede, una grande scoperta. Una proteina, il PSA, l'antigene prostatico specifico, e vide che aumentava in caso di malattia della prostata. Pochi anni dopo, la FDA, la Federal Drug Administration, approvò questo test e i medici cominciarono a farlo a tappeto a tutti i pazienti. Cosa successe? Ci fu un aumento dell'incidenza dei tumori della prostata e molti più pazienti vennero sottoposti ad intervento chirurgico per questo tipo di tumore. 8 anni fa, quello stesso scienziato scrisse un libro che ho nella mano destra, Il grande inganno della prostata. Secondo questo autore, bisogna smettere di fare il PSA perché non serve a nulla, serve solo a spaventare la gente e a fargli fare interventi chirurgici inutili. Questa opinione sembrerebbe inoltre supportata da alcuni studi clinici sullo screening del PSA a tappeto, che dimostrano come aumenti l'incidenza del tumore della prostata, ma non ne modifichi la mortalità. Che cosa significa? Che siamo in grado, secondo questi studi e secondo l'autore del libro, di scoprire più tumori, ma non di modificare l'aspettativa di vita del paziente. In pratica, sottoporsi o meno al test non cambierebbe nulla. Servirebbe solo a far sottoporre i pazienti ad interventi chirurgici inutili. E gli interventi chirurgici per il tumore della prostata hanno degli effetti collaterali, sono abbastanza invasivi. Effetti collaterali intraoperatori, come l'infezione, l'emorragia, al paziente viene posizionato un catetere, e postoperatori, incontinenza urinaria, impotenza sessuale. Anche la radioterapia per il trattamento del tumore della prostata ha degli effetti collaterali sui nervi del pene, sulla vescica e l'ultimo tratto dell'intestino. Sapete invece che cosa ho nella mano sinistra? Queste sono le cartelle cliniche di 3 miei amici, 3 medici ospedalieri, tra i 50 e i 60 anni. Stavano benissimo, non avevano nessun sintomo, non avevano mai fatto il PSA in vita loro. Una volta l'anno il medico competente sottopone tutti i sanitari ad una visita del lavoro. Quell'anno, insieme agli esami di routine, inserì anche il PSA. I valori che vennero fuori erano 300, 500. I valori normali del PSA devono essere inferiori a 4. Dei miei amici sono rimaste solo le cartelle cliniche. Come si conciliano queste due cose? Il tumore della prostata è la seconda diagnosi di tumore dopo il tumore al polmone, 12,5-18% a seconda degli studi, ed è la quarta causa di morte per tumore dopo il tumore al polmone, alla mammella e al colon retto. Quindi, in caso in cui ci sia un sospetto, va sicuramente indagato in tutti i modi. È pur vero però che a 90 anni più del 99% dei pazienti sono portatori di un tumore della prostata. Quindi avere un tumore della prostata non significa che necessariamente morirai per questo. Come spesso succede in Italia e in altri paesi europei, si corre il rischio a volte di pensare che fare un esame in più non possa far male. Fare il PSA a un quarantenne che non ha una familiarità per tumore della prostata o a un ultraottantenne è perfettamente inutile. Serve solo a creare delle ansie inutili, uno spreco di risorse che conduce ad un'alterata percezione di questo test. Questo non significa che il PSA non possa essere un'arma utile, io direi anche indispensabile, per un altro tipo di paziente. Il problema del PSA e che quando è alterato noi non siamo in grado di dire solo col PSA che cosa c'è che non va. E in caso di tumore non siamo in grado di dire se sarà aggressivo oppure no. A volte troviamo dei tumori indolenti, non significativi clinicamente. Secondo le linee guida proponiamo una sorveglianza attiva. Cosa significa? Sorvegliare il paziente con degli appuntamenti ravvicinati nel tempo. Ma a volte è il paziente stesso che non vuole stare a guardare. Ma come? Ho un tumore e nessuno fa niente?
E quindi cominciano i pellegrinaggi per una second opinion, a volte anche una terza o quarta opinione, finché non trovano qualcuno che gli dice esattamente quello che vuole sentirsi dire: operiamo subito. E qui si rischia di sparare ad un passerotto con una cannonata, salvo poi ritornare a lamentarsi degli effetti collaterali della cannonata. Quindi vale la pena fare il PSA? Ho un collega che lavora in Kenya. In Kenya il PSA non si fa e lui mi dice che vede molti pazienti giovani portatori di tumore della prostata avanzato, che arrivano con metastasi alle ossa, dolori e muoiono malissimo. L'unica possibilità che ha per migliorargli la qualità della vita è togliergli i testicoli, castrarli. Se smettessimo di fare il PSA, riporteremmo l'Italia alla situazione che era negli anni 90 ed è la situazione che c'è attualmente in Kenya. Io allora ero in specialità e me li ricordo questi pazienti nei reparti ospedalieri di urologia. Facevano una pena incredibile, morivano male, col dolore per le metastasi alle ossa, bianchi per l'anemia, il sangue nelle urine, i reni dilatati, avevano i cateteri. Non si poteva fare nulla, solo tentare di ridurgli il dolore. Bisogna ammettere però che c'è confusione in giro, le interviste radiotelevisive, l'amico di calcetto, il benzinaio. Ma il PSA è un banalissimo esame del sangue, una spia rossa che si accende, molto sensibile e poco specifico. Un allarme che suona. Può suonare perché sono entrati i ladri in casa, oppure perché una farfalla si è posata sul sensore o perché è scoppiato un tuono. Ma sono certo che se togliessimo tutti gli allarmi, gli elementi criminali ne approfitterebbero. Quindi il mio compito come urologo è proprio questo, capire come mai suona e se c'è effettivamente un problema. Il PSA da solo non vuol dire nulla. Va sempre associato a un'esplorazione rettale, quindi a una visita urologica, ed eventualmente a una biopsia prostatica ecoguidata o a una risonanza magnetica, ma questo solo in caso di forte sospetto clinico. Quando è consigliato fare il PSA? Anche qui le linee guida possono essere abbastanza difformi. Il mio consiglio è tra i 50 e i 75 anni. Dopo i 40 in caso di familiarità per un tumore della prostata. Il PSA può anche essere aumentato in caso di prostate molto grandi, un'infezione della prostata come la prostatite, il fatto che il paziente vada a fare il prelievo del sangue in bicicletta o abbia avuto un rapporto sessuale la sera prima. Bisogna capire che in molti casi il tumore della prostata si è dimostrato essere un tumore ad un'evoluzione lentissima, soprattutto nell'anziano. La settimana scorsa ho visitato un vecchietto che è venuto con la moglie a ritirare l'esame istologico di una biopsia prostatica. Ha un tumore della prostata e farà una puntura molto costosa che in Italia viene data gratuitamente dal sistema sanitario. In Kenya questa puntura non la possono fare. Insomma, la moglie si alza e mi dice con tristezza: «Le brut veni veg, è brutto diventare vecchi». Si capisce, andando avanti con l'età, i malanni tendono ad aumentare e il paziente avrebbe sicuramente preferito non avere un tumore della prostata. Ma il vecchietto si alza, sorride e mi sussurra: «Ma le pej muri giun, è peggio morire giovani». L'età media si è allungata tantissimo e mentre una volta di un cinquantenne dicevano che era vecchio e ha urinato sangue ed è morto, adesso ci sono degli splendidi ottantenni, grazie ai progressi della medicina e al benessere. Il fatto però che il PSA sia stato abusato in passato non significa certo che dobbiamo ignorarne i vantaggi. Pertanto, la strategia dello screening a tappeto del PSA va abolita per una strategia su misura e cucita sul paziente. Ricordatevi, il PSA può essere paragonato a una pistola, può uccidere un innocente oppure può salvare una vita, ma non è la pistola a decidere. Pertanto, non diamo la colpa al PSA. Grazie.